Benvenuti a Blu Oltremare, la rubrica che vi farà conoscere fino a 50 sfumature di blu, del cielo, del mare, di laghi, fiumi, delle terme, persino delle piscine. E non mancheranno nemmeno le pennellate dell'oro dei deserti, del rosso dei tramonti, del verde dell'erba, i colori della nostra estate. L'isola d'Elba, la più grande delle isole dell'arcipelago toscano, è la prima tappa del nostro viaggio di oggi. Un'isola verde che può vantare un mare dalle 50 sfumature di blu. Il comune di Campo nell'Elba, istituito nel 1894, è uno dei comuni con la maggiore ricettività turistica dell'isola. Non a caso, infatti, ospita l'unico aeroporto elvano. La sede comunale è a Marina di Campo, cittadina in gran parte di recente costruzione, il cui edificio più antico è una torre di guardia, alta a circa 25 metri, risalente all'undicesimo secolo. Ma la vera bellezza di Marina di Campo è la lunga spiaggia di sabbia dorata che occupa tutto il golfo. Per trascorrere una giornata diversa vi consigliamo una visita all'acquario del Marina 2, dove è possibile osservare molte specie della fauna e della flora mediterranee. Del territorio comunale fanno parte piccoli paesi che hanno mantenuto l'aspetto che avevano prima dello sviluppo turistico dell'isola. Il primo, San Piero, è considerato la capitale del granito. Il secondo, Sant'Ilario, conserva perfettamente l'antico assetto difensivo. Una visita regala scorci suggestivi di viuzze e piazzette perfettamente curate. La costa occidentale del comune si snoda attraverso un anello panoramico, toccando piccoli borghi e due delle spiagge più alla moda dell'isola. Cavoli, frequentatissima anche in bassa stagione per il suo clima sempre mite. E Fetovaia, racchiusa in una insenatura che la protegge da ogni vento. Abbiamo visto due tra le più belle spiagge dell'isola, le più conosciute, dove poter fare un bagno in mezzo alla natura. Altre deliziose spiagge più appartate sono la minuscola spiaggia di Felciaio e quella di Sansone, raggiungibile da un sentiero che parte dalla più nota spiaggia della sorgente. Scegliete la vostra. E non sarà difficile trovare la spiaggia che fa per voi lungo gli 800 chilometri di coste della Puglia, dal promontorio del Gargano alle marine del Salento, giù fino a Santa Maria di Leuca. E la Puglia è fatta apposta per soddisfare queste vostre esigenze. 800 chilometri di costa suddivisi tra ampie spiagge di sabbia dorata, dirupi a picco sul mare, fantastiche grotte marine, suggestivi porticcioli turistici, frastagliate coste lunari, profonde insenature carsiche che tanto ricordano i fiordi. Sono questi i litorali di Puglia. Il mare verde smeraldo delle isole Tremiti, paradiso subacqueo di rara bellezza. Le coste sabbiose di Lesina, Rodi, San Menaio e Vieste. E poi un lento susseguirsi di baie protette da dirupi, intercalate da fascinose grotte marine. Ecco i litorali del Salento, dove gli aghi dei pini d'Aleppo accarezzano un mare cristallino, o laddove la costa, altissima e a picco sul mare, permette acrobatici tuffi. E siamo sullo Ionio, infine, con i suoi lunghissimi litorali sabbiosi di Gallipoli, San Pietro in Bevagna, Marina di Pulsano, Chiatona e Castellaneta Marina, le spiagge delle famiglie italiane che della sabbia calda e dorata pugliese non sanno proprio fare a meno. Al mare fa da contrappunto la campagna, campagne fertilissime che offrono prodotti genuini per la cucina tipica mediterranea. Percorrendo la Puglia in tutta la sua estensione, distese di ulivi secolari, come anche uliveti appena impiantati, vi stupiranno per la loro vastità. E ulivi millenari, come quelli del territorio di Ostuni e dei comuni limitrofi, daranno presto vita al parco agrario degli ulivi Pau. E dagli ulivi, piante sacre ad Atena, che proviene il cosiddetto oro di Puglia,
olio extravergine di oliva in grandissima quantità e di altissima qualità. Un mago argenteo, quello degli ulivi, l'albero che più simboleggia e unisce il Mediterraneo. Una delle isole più belle e particolari del nostro mare è la Sardegna e le sue spiagge, dove il blu sfuma nel rosa più tenue. La penisola del Sinis si estende dalla cittadina di Cabras fino all'estrema punta nord del Golfo di Oristano. Il tratto unico di questo lembo di terra è fornito dalla sensazione di continuità fra la terra e il mare. Un luogo caratterizzato da bianchissime spiagge di quarzo circondate da una natura incontaminata, che ospita molte colonie di uccelli acquatici. Costiero, compreso tra Mari Ermi e Is Arutas, è caratterizzato da alcune spiagge formate da granelli di quarzo depositatisi sulla battigia nel corso del tempo. I granelli hanno l'aspetto di piccolissimi chicchi di riso, lucidissimi e levigati dal mare, in grado di assumere diverse colorazioni in base all'ora del giorno. Una sosta sulla spiaggia di Is Arutas è il modo migliore per godersi un tramonto al termine di un'intensa giornata alla scoperta della penisola del Sinis. E ora andiamo insieme a scoprire nuove sfumature di blu. Azzurro, azzurro e ancora azzurro è il colore che domina in Tunisia, il paese che andiamo a conoscere nell'intervista che Mondo in Tasca ci ha preparato con Habib Ammar, direttore dell'Ufficio Nazionale del Turismo Tunisino. Ascoltiamo. Il messaggio che vorrei fare pervenire ai nostri amici italiani è che la Tunisia è vicina, non soltanto geograficamente ma anche culturalmente, storicamente, anche il modo di vivere, abbiamo gli stessi gusti, abbiamo lo stesso modo e mentalità. Ecco Habib, un messaggio importante secondo me da dare proprio in questo momento storico è il fatto che bisogna essere sereni, no? Serenità per venire in Tunisia, vero? Si può stare tranquilli. Giustamente, una delle prime azioni che facciamo qui durante la nostra presenza qui, una visione oggettiva della situazione che prevale adesso in Tunisia.
la vita è totalmente, è perfettamente normale. Solo che durante questi ultimi due anni c'è stata la transizione verso la democrazia, che ha conosciuto dunque momenti particolari, ma non ha mai toccato la vita dei turisti ospiti in Tunisia. In 2012 abbiamo accolto oltre 6 milioni di turisti in Tunisia. Nessun turista è stato, dunque, ha avuto problemi in Tunisia. Il messaggio molto semplice è: andate in Tunisia, fate un bel viaggio, godete di colori, di tutto quello che è la vita in Tunisi, e insomma poi abbiamo un mare fantastico, per cui il mar Mediterraneo, godiamocelo fino in fondo. Grazie ad Habib Ammar per essere stato con noi. E per finire continuiamo a farci cullare dalle note di blu dell'acqua dolce. La meta che conclude il viaggio di oggi è Malcesine sul lago di Garda. Altre 50 sfumature di blu vi aspettano la prossima settimana. Arrivederci.